5 trucchi mentali per attrarre un uomo. Se vuoi attrarre un uomo, se vuoi coinvolgere un uomo, se vuoi farlo innamorare, devi utilizzare dei trucchi mentali, perché tutto parte da noi stessi. Nella seduzione, nell'innamoramento, nel coinvolgimento, tutto dipende da noi stessi. La nostra realtà esterna è un prodotto della realtà interna. Questo è un punto fondamentale che devi tenere presente, che devi prendere in considerazione. Non ci sono altre possibilità. E allora, la prima cosa fondamentale che devi fare se vuoi attrarre un uomo è smettere di aggrapparti al bisogno di avere quest'uomo, perché se ti aggrappi a lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, toglierai energia all'universo e praticamente, se ti sembrerà strano, ma non riuscirai ad averlo, non riuscirai a conquistarlo. Questo è un primo punto che devi tenere in considerazione, che devi prendere in considerazione. Noi riusciamo a sedurre, riusciamo a conquistare soltanto se ci sganciamo dal bisogno di sedurre, soltanto se ci sganciamo dal bisogno di conquistare. Sembra strano, ma le cose vanno proprio in questi termini. Quindi smetti di aggrapparti all'esigenza, al bisogno di conquistarlo. La seconda cosa, il secondo trucco mentale è devi toglierlo dal piedistallo sul quale lo hai messo. Perché se tu metti una persona, un uomo, su un piedistallo, lo rendi, diciamo, come dire, come se fosse un vitello d'oro, beh, sicuramente non riuscirai ad averlo, sicuramente non riuscirai a conquistarlo. Questo te lo posso garantire. Perché? La conquista dipende proprio dalla sicurezza in te stessa. Mettere su un piedistallo una persona significa svalorizzarsi, significa non darsi valore. Invece tu devi imparare a darti valore. È un punto fondamentale, una cosa fondamentale. E poi c'è un altro punto fondamentale che devi prendere in considerazione, che è l'immaginazione. Immaginare significa in me mago agere, dentro di me agisce l'immaginazione. Quindi immaginare è un'altra cosa che è molto importante, un'altra cosa che è fondamentale. Quindi impara a visualizzare e poi a lasciare andare. Questo è un punto fondamentale, quindi visualizza, puoi visualizzare tranquillamente che tu sei dominante su questa persona, che tu lo fai innamorare, che tu lo coinvolgi. Il potere della visualizzazione è veramente un potere molto forte, importante, da prendere in considerazione, però una cosa fondamentale che devi tenere presente è usare il distacco del risultato, cioè non restare attaccata o attaccato al risultato. Devi poter lasciare andare. Lasciare andare significa che tu esprimi questa intenzione, ma con distacco, e dentro di te sai che le cose accadono, ma diciamo, nel senso che hai fede e fiducia che queste cose si manifestino, ma non hai paura che non accadano. Perché se io ho fede e fiducia non ho paura. Purtroppo le paure distruggono la possibilità che qualcosa si realizzi. Purtroppo le paure distruggono la possibilità che qualcosa si manifesti. Questo è un dato di fatto, te lo posso garantire. Devi imparare a visualizzare nel modo più completo possibile, non soltanto da un punto di vista visivo, ma vedere, sentire, provare, avere la sensazione che tutto questo accada, come se accadesse realmente nella tua visualizzazione. Utilizza più sensi che hai disponibili, cioè vedi,
con gli occhi della mente, senti con le orecchie della mente, percepisci le sensazioni, puoi anche viverti uno stato d'animo positivo, un'emozione positiva per il fatto che questa cosa è accaduta, per il fatto che quest'uomo l'hai attratto, devi proprio sentirlo, devi renderlo reale. Nel momento in cui tu lo rendi reale, perdi completamente la paura, perché ti posso garantire che la paura è il peggior di tutti i mali da questo punto di vista, perché non ti fa raggiungere i tuoi risultati, non ti fa raggiungere i tuoi obiettivi. Quindi devi eliminare totalmente la paura dalla tua vita, soprattutto da questo punto di vista, perché le paure mentali ci distruggono completamente. E poi, una volta che tu hai lasciato andare, devi semplicemente avere fiducia in te stessa, l'autoconsapevolezza, la fiducia in se stessi. Cosa vuol dire self-confidence, fiducia in se stessi? Vuol dire che devi sapere esattamente quanto vali, devi sapere esattamente che sei una persona importante, devi sapere esattamente che niente e nessuno, vale più di te. Io in questo caso suggerisco anche di utilizzare il mantra, io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Utilizza questo mantra soprattutto quando vivi delle situazioni emotive, perché durante le emozioni diciamo che le suggestioni, i messaggi tendono a diventare delle suggestioni, cioè tendono a diventare delle profezie, questa volta positive, che si autoavvereranno, perché noi spesso abbiamo delle profezie negative, ci creiamo delle profezie negative che poi puntualmente si avverano. E questa volta invece, anziché profezie negative, devi imparare a sviluppare profezie positive che fanno sì che quello che tu desideri possa avverarsi. E il quinto punto, che sembra banale ma è fondamentale, lascia semplicemente che le cose accadano. Fai come il bravo contadino, hai seminato, hai arato il terreno, l'hai predisposto, l'hai seminato, hai concimato, hai innaffiato e adesso devi soltanto aspettare con fiducia e aspettare senza, cioè lasciare che le cose accadano naturalmente. Perché è ovvio che se il contadino andasse a disseminare il seme, a controllare ogni volta se il suo seme cresce, lo distruggerebbe, lo esporrebbe alla luce. Oppure se innaffiasse troppo lo farebbe marcire, se mettesse troppo concime, troppi fosfati, sostanze chimiche lo brucierebbe. Quindi questo è veramente quello che tu devi fare. Lascia che le cose accadano e vedrai che le cose accadranno. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo video. Ovviamente seguimi su Instagram, Massimo Talamasco Ufficiale, su TikTok.